tenerli accesi per un'altra avventura che è quella che stiamo cercando di costruire quest'anno. Direi che stasera sicuramente è molto piacevole perché ho avuto modo di vedere il libro e si parla anche della storia della società e ho potuto vedere un po' di storia di questa società e soprattutto di quanto questa società che ci sta rappresentando abbia fatto del bene alla città di Crotone e alla squadra di Crotone, quindi la famosa insomma amichevole che è partita di qui, l'amichevole, no, del cuore, e questo io non lo sapevo e l'ho appreso leggendo, quindi sono rimasto sorpreso, piacevolmente sorpreso. Ovviamente è stata una grande impresa e non è sarà difficilissimo dimenticarla ed è stata, diciamo, per noi un motivo d'orgoglio, penso non solo per il Crotone ma per tutta la Calabria, che se ne parli ancora adesso. Poi soprattutto con il premio Laureus, che speriamo sia assegnato a questa impresa, ne dà ancora il maggior risalto. Noi ovviamente però lavoriamo sempre per fare sempre meglio e stiamo con la testa ogni domenica partita per partita al campionato corrente però. Speriamo di scrivere anche il terzo. No, l'anno scorso è stata una cosa, ma non solo l'anno scorso, anche 2 anni fa vedendolo da fuori, il Crotone è un qualcosa di bello che fa sognare e fa anche realizzare dei sogni. Ecco. Speriamo di continuare, ecco, con questo sogno e di riconfermarci anche quest'anno. Ma noi non abbiamo mai mollato, ecco, nel lavoro abbiamo sempre dato il massimo. Io penso che il lavoro paga sempre. Sembrano frasi fatte, ma è la verità. Anche il mister ci ha sempre spronato alla grande, ecco, ripeto, quella è la strada giusta. Poi, ripeto, in un ambiente che, come Crotone, in cui si può lavorare bene con tranquillità, i tifosi, avendo una bella piazza calda, i tifosi ci danno sempre una mano, sono cose che alla fine pagano. Ecco. Nulla è scritto, resta solo a noi scrivere quest'anno questo campionato, questa salvezza. E per finire, come si dice? Forza Crotone! Thank you.